Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, ma solo di quelli usciti nei primi anni 2000. Oggi vi propongo un video molto particolare, ma ricchissimo. L'utente Adam Dori, o Kikizo, ha infatti recentemente caricato 50 minuti di footage registrati durante lo Space World 2000, la fiera di Nintendo, dove fu svelato per la prima volta il Nintendo GameCube. In questa oretta scarsa di materiale ci sono tante immagini inedite, ma anche molto materiale già visto in precedenza, ma mai proposto ad una qualità così alta. Ne esce fuori un preziosissimo documento dal valore storico pieno zeppo di curiosità e dettagli che faranno impazzire gli appassionati della storia Nintendo. Io nel corso degli anni vi ho riempito di video che trattano tanti degli argomenti che vengono proposti nel footage restaurato da Adam, e se nel tempo avete imparato ad apprezzare questo tipo di retrospettive vi consiglio assolutamente di andarvi a vedere il video originale. Io per forza di cose farò cadere la attenzione solo sugli elementi più eclatanti, ma vi assicuro che c'è tantissimo da scoprire partendo da queste immagini. Prima di iniziare però, come al solito, vi invito a iscrivervi al canale, al mio e pure a quello di Adam, per mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. L'obiettivo è quello di raggiungere i 128.000 iscritti prima dell'uscita del GameCube. Ce la possiamo fare. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Partiamo innanzitutto dal contesto. Cos'era lo Space World? Prima dell'avvento di internet, fiere in presenza come l'E3 erano dei momenti fondamentali per l'industria, delle occasioni dove publisher, sviluppatori, giornalisti e pubblico si incontravano in un unico luogo e dove veniva tracciato quello che sarebbe stato il futuro del mercato nei mesi a venire. Tra i nomi più famosi ci sono l'ormai defunto E3, la Gamescom in Europa e il Tokyo Game Show, ma prima che l'industria si riunisse in questi grandi eventi, non era raro che i singoli publisher organizzassero delle vere e proprie fiere incentrate unicamente sui loro prodotti. È questo il caso dello Space World, inizialmente conosciuto come Shoshinkai, una manifestazione a cadenza annuale che dal 1989 al 2001 rappresentò il punto di riferimento per l'universo Nintendo. Già allora la grande N faceva un po' come gli pareva, e lo Shoshinkai, seppur si tenesse solitamente durante l'estate, non aveva né una data né un luogo fisso, e vide le sue varie edizioni dividersi tra Kyoto e Chiba. Nonostante il cambio di nome avvenuto tra il 96 e il 97, il formato della manifestazione rimaneva più o meno sempre lo stesso. Il primo giorno, cioè lo Shoshinkai vero e proprio, che potremmo tradurre come festa d'inizio, era riservato unicamente alla stampa specializzata, mentre se seguenti giorni erano aperti al pubblico. Nel footage che prenderemo in esame, il giornalista ha registrato entrambi i momenti spalmati su tre giorni diversi. Abbiamo sia la conferenza stampa di apertura, chiusa al pubblico, delle sessioni di Q&A con i giornalisti, ma anche un'idea di come il centro convegni di Chiba si popolasse una volta aperto al pubblico, e le immagini restituiscono proprio il clima dell'evento, un qualcosa di magico e speciale, un'occasione più unica che rara. Considerando la difficoltà nel reperire informazioni senza l'ausilio di internet, pensate che da questi giorni sarebbero emerse tutte le foto e tutte le notizie e i rumor che i giocatori dell'epoca avrebbero appreso nei mesi a venire sulle riviste cartacee. E quello del 2000 fu uno Space World molto particolare, un evento straimportante perché Nintendo invitò i giornalisti a conoscere il futuro dell'azienda. Fu qui infatti che per la prima volta ci fu il reveal della next gen Nintendo, e la prima sequenza mostra infatti la conferenza stampa dove verranno presentati uno appresso all'altro, prima il Game Boy Advance e poi il GameCube. Il compito spettò all'austero vicepresidente Atsushi Asada, che nella gerarchia dell'azienda era secondo solo a Hiroshi Yamauchi. Il modo in cui fu scelto di presentare la console è probabilmente la cosa più anni 2000 di sempre, un reveal con cui Nintendo cercava di scrollarsi quell'aura di azienda per bambini che gli era stata cucita addosso, anzi che un po' si era anche cucita da sola, durante l'era del Nintendo 64. Quindi, come riportano alcune testate dell'epoca, la compagnia ha messo in campo l'artiglieria pesante, con musica techno, macchine del fumo e donne in gonne di latex. Le immagini parlano chiaro, si tratta di un momento non proprio elegantissimo, soprattutto se visto oggi, indirizzato a un pubblico prevalentemente maschile. Ma se ci concentriamo un attimo sulle cose importanti, cioè il cubetto, notiamo subito che si tratta di un prototipo che presenta delle sostanziali differenze rispetto al modello che tutti noi conosciamo. Innanzitutto, la luce dell'accensione è a
attiva, anche se nessuna delle console è collegata. Inoltre il disco nero superiore è decentrato e presenta anche un altro dettaglio che mi dispiace non sia stato mantenuto. Uno spicchio infatti era trasparente per far sì che fosse possibile vedere il mini disco girare durante una sessione di gioco. E poi c'è una variante cromatica che purtroppo non vedrà mai la luce. Mentre ad esempio il GameCube arancione rimarrà un'esclusiva del mercato giapponese, quello rosa non sarà mai commercializzato né mostrato in future presentazioni. Un vero peccato perché anche così il cubetto aveva un certo stile. Parte poi uno showreel, ormai entrato nella storia dell'immaginario collettivo Nintendo, dove vengono mostrati dei titoli che in realtà in quel momento erano poco più che demo tecniche. In seguito saranno riprese con più calma durante la manifestazione, però qui è bellissimo notare la reazione del pubblico che si vede per la prima volta il modello di Samus in 3D. Nessuno, e ripeto nessuno, avrebbe mai potuto sospettare che in realtà ci sarebbe stato un ulteriore cambio radicale di gameplay con un passaggio alla prima persona una volta svelato Prime, ma già da quel momento vedere per pochissimo tempo Samus dopo l'ingiustificata assenza dell'era Nintendo 64 fu un vero e proprio colpo al cuore per i presenti in sala. E a proposito di Nintendo 64, ecco che sale sul palco Genio Takeda, un volto storico di Nintendo che svolse un ruolo fondamentale nella progettazione del GameCube, e con un nome del genere non mi aspettavo altro. Ti nota la fierezza nel prendere il GameCube per la maniglia e mostrarlo manco fosse il Sacro Graal, e anche l'orgoglio nel tirare fuori dal taschino il mini disco, il nuovo formato che sostituisce le cartucce. Ma il parallelo con Nintendo 64 nasce proprio dal fatto che il GameCube viene presentato come un successore che si pone l'obiettivo di superare tanti difetti strutturali del 64, una macchina su cui, promette Takeda, sarà più semplice programmare. Qui poi iniziano a uscire fuori dei concept assurdi. Notiamo subito che i controller sono dei prototipi perché lo schema cromatico dei vari pulsanti è invertito, ma anche perché il tasto B presenta la stessa forma dei tasti X e Y, una differenza che si porta appresso anche il WaveBird, la versione senza fili del controller. Anche questo è chiaramente un prototipo, visto che manca tutta la parte centrale col selettore di frequenza che ne modifica la forma rispetto alla versione con filo. Da notare anche la memory card con l'espansione per le SD, progetto mai realizzato ma che evidentemente ha dato una bella idea alla community dei modder. Si parla brevemente anche di connessione internet e Bluetooth, funzione in realtà mai utilizzata, forse pensata proprio per la seconda porta seriale del cubetto. E poi sale sul palco Miyamoto per presentare una demo del controller. Ecco, forse questo è uno dei momenti più interessanti perché questa demo con questa qualità io non l'avevo mai vista. Sullo schermo vengono riproposti gli input che Miyamoto dà al suo controller e tutto viene accompagnato da suoni, rumori e animazioni a tema Luigi's Mansion, che all'epoca non si sapeva se fosse qualcosa più di una demo tecnica. Miyamoto spiega tutto quello che c'è da sapere sul geniale design del pad del cubo, ponendo attenzione sulla disposizione dei tasti, ancora provvisoria, sulle due levette analogiche e anche sui dorsali a pressione. Dopo il momento di due demo tecniche impressionanti. Di Super Mario 128 vi ho parlato a lungo in questo video dedicato, di cui vi lascio il link in descrizione, ma vi ricordo che sì, era una demo tecnica, ma che sul momento veniva presentato anche come un titolo in fase di sviluppo. Si tratta però di un software che non vedrà mai la luce e le cui suggestioni principali verranno riutilizzate su Pikmin e Mario Galaxy. Rimane comunque una demo bellissima da vedere e anche super divertente, è un po', se vogliamo, l'evoluzione del faccione spupazzabile di Super Mario in Super Mario 64, mentre la storia dietro a Meow Party è molto più interessante. La demo tecnica fu sviluppata dallo stesso team di Pokémon Stadium ed era pensata per mostrare i muscoli del cubetto. L'impatto grafico non era da mascella a terra come gli altri giochi, ma presentava comunque delle caratteristiche molto avanzate. La scena era infatti renderizzata in tempo reale, presentava contemporaneamente tanti modelli poligonali animati indipendentemente l'uno dall'altro e girava a 60 fps, anche se non stabilissimi. Insomma, next gen al 100%. L'idea nacque prendendo come punto di riferimento la sigla finale dell'anime presente dall'episodio 117 fino al 141 e probabilmente fu riutilizzata come base per una sequenza di Pokémon Channel, ma da questa demo iniziale non fu mai sviluppato un gioco vero e proprio. Super Mario 128 ormai lo avrete già visto allo sfinimento, ma in caso ridategli un'occhiata anche in questa immagini, perché ha una qualità così alta non si è mai visto prima.
Lo Zelda realistico lo conoscete di sicuro tutti, ma nel caso voleste sapere come si lega alla storia dello sviluppo di Wind Waker e anche di Twilight Princess, vi rimando a questa mia retrospettiva di qualche anno fa. Abbiamo poi un super prototipo di Luigi's Mansion che presenta degli elementi di design molto diversi dal gioco finale. Da notare che tra Mario 128 e questo Luigi's Mansion c'era molta confusione. Si pensava infatti che il gioco di Luigi sarebbe stato in realtà una parte di Mario 128, una sequenza dove sarebbe stato possibile prendere il controllo del fratello alto e vestito di verde. Anche il nuovo Wave Race ha poco in comune con quello che poi sarebbe diventato Blue Storm e la demo tecnica sembra più riprendere l'estetica del capitolo Nintendo 64. Abbiamo poi una testimonianza fondamentale: i prototipi Rare prima che l'azienda passasse sotto Microsoft. Ancor prima di Star Fox Adventures, l'azienda inglese si presentava ripescando due suoi cavalli di battaglia e abbiamo così una panoramica sul nuovo modello poligonale di Joanna di Perfect Dark e anche una sequenza di corsa che vede coinvolti Banjo, Kazooie e Mambo Jumbo. Altro che Nuts and Balls. Ah, e poi c'è una cosa ancora più incredibile, pure più di questi prototipi. Infatti, durante il secondo e il terzo giorno viene ripreso dal giornalista Chris Stamper, uno dei due fratelli fondatori di Rare. Qui Stamper viene immortalato mentre guarda con curiosità, insieme ad alcuni suoi collaboratori, un prototipo del GameCube e si tratta di una paparazzata dall'incredibile valore storico. Tornando alle demo, ci sono poi due titoli misteriosi. Il primo è un gioco di auto di stampo fotorealistico che non ha nome e che non vedrà mai la luce, sviluppato probabilmente internamente da Nintendo, giusto per far vedere le potenzialità tecniche del GameCube, mentre l'altra invece è una demo tecnica dai Tony Fantasy, conosciuta come Rebirth. No, non parliamo del remake di Resident Evil 1, ma di una misteriosa demo che solo in parte era in tempo reale, ma che, insieme a quanto mostrato di Rogue Squadron 2, venne indicata come la cosa più tecnicamente impressionante vista durante quello Space World. E qui si aggiunge la cosa ancora più bella di tutte. Cercando informazioni su questo misterioso progetto ad opera di MixCore, un'azienda giapponese di cui non si conosce nulla, ho trovato un video caricato su YouTube ben 17 anni fa da Marco Mottura, il noto giornalista italiano, definisce Rebirth come mozzafiato e profondamente emozionante e nei commenti si mette a discutere in inglese con degli utenti troll sulle capacità tecniche del GameCube rispetto al Nintendo 64. Questa è una vera testimonianza d'epoca. Tolte di mezzo le demo tecniche, possiamo ammirare da vicino il prototipo della console, che presenta tutte le cose che ho evidenziato già durante la conferenza stampa. Possiamo però vedere anche il retro, che non presenta uscite di ventilazione, e abbiamo poi un primo sguardo da vicino al Wavebird. Questo rispetto al render visto in precedenza è già più simile, ma ancora diversissimo, al prodotto finale. Mentre il GameCube era tutto sotto vetrina, infatti eravamo ancora lontani dal lancio della console, ben più interattivi erano invece gli stand del Game Boy Advance, che da lì a poco sarebbe stato lanciato sul mercato. Qui si sprecavano le postazioni riservate alla next gen delle portatili Nintendo ed era possibile anche provare il nuovo Mario Kart. Le star dello Space World rimanevano però Nintendo 64 e Game Boy Color, che seppur si apprestavano a lasciare lo spazio alla next gen, erano pronte a sparare le loro ultime cartucce, ma proprio letteralmente. Sono queste le immagini che proprio mi scaldano il cuore e mi fanno venire una nostalgia pazzesca. Tra gadget, postazioni di prova, maxi schermi e via dicendo, sarei impazzito nel partecipare da spettatore a un evento del genere. Occasioni come questa non si ripeteranno più ai giorni nostri e sebbene ora con internet sia molto più semplice essere informati sulle novità del momento, invidio tantissimo chi ha vissuto in prima persona quest'era del gaming. Più ingenua, quasi una preistoria, ma incredibilmente affascinante. Non trovate? E questo però era tutto per oggi, vi invito a recuperare il video completo perché è quasi una macchina del tempo che vi riporta indietro di 23 anni. C'è poi anche una corposissima intervista a Miyamoto, che racconta ai giornalisti i piani di futuri di Nintendo col GameCube, e sempre sul canale di Kikizo ci sono anche tanti altri video stra-interessanti risalenti ai primi anni 2000. Vi consiglio di buttarci un occhio. Io spero di aver suscitato la vostra curiosità con questo video, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto nei commenti per sapere che cosa ne pensate della next gen Nintendo. Mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo Shoshinkai tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Space, Michele Ward, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto.
come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa! Poi sta cosa del taschino ai giapponesi piace tantissimo.